levati. Allora è forte questa cosa, questa è una lezione fisico-filosofica sulla leva. È forte, se avete fatto caso si dice levati. Questo è un grande augurio di massima conservazione dell'energia e sfruttamento dell'equilibrio delle forze. È forte. Nessuno di voi ci ha mai pensato quanto la leva sia così eccezionale nel poter fare compiere dei lavori. Si muove tutto qua, però è perché non c'ho tempo di fare cose, però ho scelto di fare sta cosa in un momento per levarmela di torno. Leva, leva. Vabbè, perdonate, però vi dico delle buone cosette. Allora, la leva è una macchina semplice, è semplice proprio, è fatta proprio, tutti la possono fare, che è utilissima. Infatti c'era Archimede di Siracusa, ve lo ricordate, quel grandissimo genio, no? Il principio di Archimede, ha fatto un sacco di roba, è genissimo, che ha detto: datemi una leva, così era proprio mezzo romanaccio, datemi una leva e vi solleverò il mondo, forte. Oppure datemi un punto fisso, no? E quello è il fulcro, perché la leva è questa macchina semplice che prevede tre cose fondamentali, anzi direi quattro: un'applicazione di una forza, un fulcro, il punto in cui le due forze si controbilanciano, e un'altra forza che deve essere quella da schiavizzare, da poter utilizzare a nostro piacimento. Quindi l'applicazione nostra della forza è la forza motrice, quella che noi utilizziamo, cioè facciamo leva proprio, utilizziamo quello che vogliamo fare, per esempio con il nostro braccio, no? Con il nostro movimento, applichiamo la forza qua. Qua c'è un punto fisso dove il sistema si bilancia. E poi c'è un'altra cosa da gestire, che è la forza di resistenza. Ecco, per esempio qua, se ci sta un chilo, mettiamo sopra un aggeggetto con un chilo, noi lo vogliamo spostare, dobbiamo, per bilanciare le cose, questo ovviamente sarebbe così perché qua non c'è il chilo, se noi vogliamo alzare quel chilo spingiamo qua con la nostra mano e il chilo si alza. Se la nostra forza è uguale a quest'altra, c'è un equilibrio, sempre che i bracci, cioè la distanza fra qua e qua del punto di applicazione, del punto che si chiama fulcro, è uguale. Perché? Mi spiego meglio, come sono spiegato. Ci stanno queste componenti: la forza che motrice, che è quella che noi applichiamo, la forza resistente, che è quella che vogliamo assoggettare, e il fulcro. E poi il braccio tra la forza motrice e il fulcro, che è questo, la distanza, e il braccio di resistenza, che è quello fra la forza che dobbiamo assoggettare e il fulcro. Benissimo. Più è lungo il braccio e più la forza che noi applicheremo si moltiplicherà, perché si creerà un momento, cioè una rotazione pari o uguale a la forza per il braccio. Quindi se spostiamo il fulcro e lo mettiamo più vicino alla forza di alla resistenza, a noi servirà poca forza per alzare quest'altra parte, perché la forza nostra, se è uguale a quest'altra, per esempio un chilo, cambierà l'effetto, perché il fulcro, come una specie di altarena asimmetrica, sarà rispetto alle due forze con una distanza diversa. Quindi in questo caso noi applichiamo qua la forza, però la forza di un chilo per la distanza, che ne so, di 10 centimetri sarà superiore alla forza di un chilo che dobbiamo controbilanciare rispetto alla distanza di un centimetro. Quindi la nostra azione si moltiplicherà, e allora, a seconda di come spostiamo il fulcro, avremo vari tipi di forza. Una neutra, vari tipi di leve. Una neutra, che è per esempio l'altalena. Due si mettono qua, se c'è uno che pesa di più, l'altalena rimane così. Se due pesano uguale, possono stare in equilibrio e quindi si daranno una piccola spinta con le gambe e fare quell'altro arriva giù e fa spinge e fa e si divertono e tutti i bambini così, e tutti pure grandi, bello, la leva, te gioco io, no? leva, tutti dicono leva, è forte questa cosa della leva. Poi ci stanno la leva, il tipo di leva favorevole, che è quella se tu sposti per esempio verso la parte
che noi vogliamo spostare, quindi la resistenza. La forza motrice, quindi, se noi per esempio vogliamo sollevare un peso, mettiamo un'asta rigida di metallo, ci mettiamo un bel fulcro qua, tipo, che ne so, un masso sotto, no? Un masso sotto, e spingiamo qua. Questo c'è una cassa che pesa 800 kg, a noi ci basta, se lo mettiamo molto vicino, spingere da quest'altra parte. Ebbene, questo si solleverà. Che succede? Che però l'azione più è vicina al fulcro e più il raggio di spostamento sarà piccolo, no? Perché farà questo piccolo movimento, mentre qua noi dobbiamo fare un grande raggio di spostamento. Ecco, questo è un po' l'effetto contrario. Di questo tipo di forze, cioè, di esempio, ce ne stanno tanti. Per esempio la porta quando si apre, no? Avete mai spostato la porta? Se voi la spostate verso l'esterno è facile da aprire, però dovete camminare parecchio, no? Se invece spingete vicino a, come si chiama, il cardine della porta, dovete fare molta più forza. Quindi tutti avete visto che la maniglia sta verso l'esterno, perché è più facile aprirla, ci vuole meno forza, no? Quindi è un altro esempio. Un altro tipo di leva favorevole è per esempio la cariola, che ha qua le ruote, e di solito qua ci mettete i pesi, no? Nella cariola, mentre i manici stanno all'esterno. Allora i pesi c'hanno un tot di peso, no? Si capisce l'italiano, pesano tot, però stanno più vicino al fulcro, che sono le ruote. Quindi noi invece dobbiamo fare meno forza, perché i manici stanno all'esterno, e quindi la forza è forza della nostra generatrice, la nostra forza che noi vogliamo mettere, motrice, sarà la forza che applichiamo qui ai manici, rispetto, quindi col braccio più lungo rispetto a quella che ha il braccio di resistenza, che ha la forza che dobbiamo alzare. Quindi sarà facile alzare e portarci, poi c'è stata pure la ruota che ci aiuta a portare via le cose. Invece un altro genere sfavorevole di leva è la pinzetta, perché noi quando prendiamo la pinzetta, per esempio per levarsi le sopracciglia, il fulcro starà lontano a dove applichiamo la forza, e mentre la resistenza, cioè la forza resistente, è proprio alla fine, perciò il braccio è svantaggioso, però è molto precisa. Cioè svantaggiosa come tipo di forza, ma noi gliela facciamo a piegarla la pinzetta, però è precisa per poter strappare sti peletti della cosa, no, perché sennò c'è sta la foresta indiana, io non me li faccio, me li facevo da giovane, poi a furia di strapparli, anzi adesso li perdo pure, perché certi me lo chiedo, non me faccio le sopracciglia, no, proprio così, proprio bello di natura, bello. E tutti mi dicono levate, è troppo bello, levate, perché c'è. Ma tutto questo discorso per spiegare un po' le leve, no? Perché sono cose fighe, bisogna sapere un po' di fisica, no? Le forze sono vettoriali, perché hanno una direzione, no? Punto di applicazione. E la parte filosofica veramente mi induce a pensare a cose incredibili, perché è tutto un equilibrio di forze che il Signore, che in questo mondo materiale, ci ha donato. In effetti, se noi riuscissimo a gestire le forze, faremmo poca fatica, perché le forze si equilibrano. Cioè, basta che noi troviamo il punto esatto di collocarci, che possiamo spostare una cosa a nostro piacimento solo spostandoci. Quindi, riuscendo a utilizzare, conoscendo la fisica, riuscendo a utilizzare gli oggetti, già possiamo fare poca fatica per spostare le cose. Quindi sarebbe stolto chi apre la porta vicino al cardine e spinge, no? Metti una porta molto blindata, molto pesante, non ce la fa, no? Mentre l'intelligente è quello che va al lato della porta e con una mano la sposta. Quindi, conoscendo bene i pro e i contro sono che deve fare più spostamento, no? Mettiamo un portone lungo, ovviamente per aprirlo deve fare vari metri, mentre vicino potrebbe fare pochi. Allora lui, con la sua capacità, riesce a gestire le forze, perché non è tanto lui, ma l'equilibrio delle cose. Ed è bellissima questa cosa filosofica, che in effetti, capendo com'è l'equilibrio, caspita, riusciamo a avere delle performance. Perché in realtà tutti si chiedono, oppure spiegano, il perché delle leve, ma
cos'è in realtà l'effetto della leva, perché tu con pochissima forza sposti, mettiamo che c'hai un'asta lunghissima, no? Di 30 metri, riesci a sollevare dei pesi enormi facendo pochissima forza. Perché? Perché è un'implementazione dovuta al braccio di forza incredibile che ti offre Dio gratis. Ma perché funziona così? È vero che c'è una rotazione momento uguale forza per spostamento, quindi c'è una rotazione tra l'altro momento a un vettore che si ipotizza come perpendicolare al piano di rotazione. Ma questa è la spiegazione fisica. Ma perché succede questo? Così come tutti dicono la gravità c'è per questo, così, ma cos'è la gravità in realtà? È filosofico, no? Deformazione spazio-tempo, certi adesso hanno trovato i gravitoni. Ma perché? I gravitoni che possono essere pure dei corpuscoli onda elettromagnetici. E quindi, così come con l'elettromagnetismo, c'è uno scambio di particelle energetiche ondulatorie. Quindi informazioni. E se noi supponiamo come il tutto virtuale, secondo la teoria del punto forma che adesso vi andate a vedere sugli altri miei video, in realtà è tutto uno scambio di informazioni che arriva all'anima, che è in un'altra dimensione, in un'idea di un mondo disegnato, immagine, un mondo immagine in cui tu potresti fare qualsiasi cosa se riuscissi a gestire queste informazioni, cioè questi punti forma. E questi punti forma sono correlati fra loro dalle regole a base che sono nel mondo spirituale, cioè là dove esiste l'anima e non c'è la materia, e tramite le quali noi arriviamo a gestire le informazioni qua. E Dio ti ha dato dei canali, che è il gestore delle informazioni del mondo spirituale, ti ha dato dei canali preferenziali dove possiamo gestire egregiamente le cose anche tramite la leva, perché tutto si basa sulle leve. Voi non ci fate caso, ma anche il braccio che si muove è una leva, eh? Ovviamente se mettete più qua i pesi è molto molto faticoso, invece alzarli qua così è più facile, perché il braccio di leva è diverso. Il fulcro è questo, eh? Il muscolo è l'azione, è quello che ha l'azione, perciò abbastanza corto, svantaggioso perché qua applichi il peso. Più è verso il muscolo, più è vantaggioso. Alzare un peso qua è molto semplice. Bisogna pensare a come funzionano le cose e sarà tutto chiaro. E allora potreste dire: abbiamo capito tutto, fraccone, levate. Ah, per me levo. Ciao a tutti.